Bene, salve a tutti i popoli di YouTube, eccoci qui in un nuovo appuntamento con Pokémon Verde. Un saluto da Garden Force e da Luxari, buongiorno ragazzi. Ghastly, che bello! È enorme lì Ghastly. Sì, effettivamente. Ok. Niente, questo dobbiamo per forza. Per forza sì. Ci credo. Lui è alla fine e arriva la gente tipo distrutta, stremata. E lui sì. E quindi lui tipo si fa tutta la bella vita, no? Ecco. Metronomo, salvaci tu. Ecco. Diventa duro, vabbè. Vai, lotta indurimenti qui. Yes. Lotta tra Metapod. Thunderboxing, Oddio, che era? Tuono pugno. Tuono pugno. Ecco. Ecco. Ma ci siamo induriti, eh? Ci siamo induriti, Vai! Sì! Salvi! Yewa! Yewa! Oddio! Oddio, effettivamente! Metronomo, salvo! Sotto l'acqua! No! Suck Blood! Assorbimento no, però! No, è Sanguisuga! Sanguisuga, giusto, è quello di Guarda che ci serviva Sanguisuga, eh! Ho 3 HP! 4! Ma che pezzenti! 4 HP! Wow, con me. Allora. Oh, foglie lama, buono! Yes! Metronomo salva la vita! Mamma mia, la best mossa ever! La migliore che poteva capitare. A dire il vero, abbiamo mangiato... Quei funghi! Cacchio fate! No, basta! Guarda, manca poco, però... Ma non è che se andavi a destra forse... No, era chiuso. Bello. Quanto è fresca l'aria di montagna. Sì, noi stiamo tipo morendo, però vabbè. Poi tutti montagnari del cavolo. Che sono i trolloni più schifosi. Tutte quelle cose di pietra. Quanto abbiamo di metronomo? Scusa, ma sto gioco da... Quanto abbiamo di metronomo? Metronomo è finito. Ricorda che possiamo diventare un Onix al massimo. In effetti quasi quasi. Sono qui. Siamo diventati Yewa. No, che ci binda. L'effetto non è buono. Sì, ho capito, ma si leverà. È coso, oddio, avvolgibotta. Ma perché ho fatto azione per la fretta? mi sa che era meglio se lasciavo me. Oddio santo. Yes. Di male in peggio. Cosa stiamo facendo nella nostra vita? Cioè... Cosa stiamo... Questo suono ci perseguiterà. Oh! Sì! Sia benedetto il dio dei colpi casa. Esatto. Non riesco neanche a immaginarmi cosa possa essere, però. Esatto. Ai! Il dio dei colpi casa c'è sempre, sì, benedetto. Ma c'è un altro Pokémon. Oh no! No! Però siamo saliti in livello 31. Gelan chi era? Non era Graveler, sì. Oh no! Non abbiamo altra alternativa. Facciamo morire Mii per quello che possiamo. Oppure diventa lui e fatti esplodere. E come faccio a diventare lui? Sono trasformato. Ah, vero, siamo Onix, cazzo. Però aspetta, se lo ritiro si ritrasforma in me. Forse hai ragione, prova. Vai, dai, tanto. Mettigli Bigak. No, fargli... no, sacrifico Desert. No, è Desert, esatto. No, Bigak, Desert, per fargli Turbo Sabbia. Oddio, se facciamo anche funziona tipo trollata epica. Gli faccio tutte le Turbo Sabbia che possiamo. Quello tanto è diventato tondo. Yes! Non fa manco tanto. Ma dura. Ah, beh, sono 15 e 19 volendo. Ma intanto gli faccio taglio? Effettivamente. Gli levi un po'. Oh. Wow. Turbo sabbia, bitches. Mamma mia! Quell'HP in meno. Fabulous.
che sì, poi le fa la difesa. Se non gli levi niente con taglio. 2 HP. Ha glitchato la barra della vita, io tipo stavo what? Valore negativo, meno 1. Ma poi mica ci uccide. Io lo odio. Infatti mi sa che... Boh, che dovremmo fare? Il problema lo sai che è che poi, avendogli fatto tutti i turbo sabbia, allora facciamo una cosa, dato che gli abbiamo fatto tipo 4 turbo sabbia e quello non ci pia più, velocizziamo. Ok. No, fantastico. Mi sa che ci vediamo più tardi, ragazzi. E direi di non fare un taglio, lasciarlo così e fare vedere i nostri spettatori com'è bello. No, è morto. No, è morto. Azzardiamo l'esplosione e proviamoci a sto punto. Oh, change body. Yes, non ci prende. Vai. Non c'è esplosione. Non c'è esplosione, ma che fallimento di Graveler. Fuck. Vediamo se... Dai. Ma che poi che gli leviamo pure con un coso. Perché non colpisce? Non è che gli abbiamo assorbito le statistiche? Oddio, se è così... Gli abbiamo assorbito le statistiche, mi sa. Gli leviamo 3 HP però, tipo. E sai che ci facciamo? Gli abbiamo assorbito le statistiche, siamo finiti. E non mi ricordavo come funziona esattamente, però... È inutile che lo tengo così, piuttosto lo rimando e gli facciamo libera, perché sennò... mamma mia. Il G8. Questa battaglia è fantastica. Addio, questo tumore ci porterà alla morte. Ma Cristo, potevamo lasciare Mii e basta, invece di fare le nostre idiozie. È vero? 2 colpi caso, cioè wow. Addio. Scappa! Madonna. Sconfitto ancora. Cioè, è stato sconfitto in questa situazione terrificante. Chi è quello? Gli giro intorno. E ora partirà. Landonia. La musica. Terrificante. Un minuto di silenzio. Entro il centro Pokémon, sai che roba. No. Mi sa che se tipo facevano pagare al centro Pokémon, per questa volta tipo gli dobbiamo dare qualche $300, $400. A volte penso che tipo è presente che nei nuovi Pokémon c'è la protezione che se c'hai un gioco piratato non ti fa salire di livello. Sì. Penso che sarebbe più crudele se tipo il centro Pokémon non ti cura i Pokémon. E tu, e ogni volta tipo devi andare dalla mamma. Sei tipo alla Lega Pokémon, devi curarti Pokémon un attimo. Vabbè, dato che abbiamo tempo, facciamoci un giretto per Lavandonia. Effettivamente. Poi a Lavandonia hanno messo questo colore tutto bianco. E cioè, effettivamente non ha un... sarebbe violetto, però. Sì, ma è talmente chiaro. Sì, effettivamente. È divertente, il vecchio Fuji non è qui. Dove sarà? Where si? Where si? Sì. Nidder. Quale Nidder? Kedark! Cos'è Kedark? Boh. Questa era la casa del nonno Fuji. Il nonno è molto gentile. Era la casa e il nonno è gentile. Vabbè. Vuol dire che l'hanno sfrattato. Colleziona sempre... Getter. Together, non together. Ah, o together o together. Oddio, sì. Probabile. E controlla i pet che sono stati abbandonati e che hanno messo la strada. Boh. È il libro, è il libro. Eh? Avendo vinto un premio di prima classe, mensilmente, un dono generoso di amico dei pet. Di pet amico. Boh. Dei pet amico di la chiamata per attribuzione. Non so se ha un significato. Perché graffettato clipped
questo. Ecco, questo è nella tomba Pat, città famosa. Quando Pat, cresciuto da, muore, morto anzi, lo mettono nella torre Pat. Pazzo. È lì per pregare. Oddio, ma io sapevo che i Pokémon non morivano, ma svenivano. Sti discorsi. Questa è la chiesa dei Pat. La chiesa. La torre Pat. Questa è la chiesa Pat. La torre Pat. Questa è... città. Aster Toon. Aster, non so esattamente. Aster è viola. Un colore nobile. Ah, vabbè, la città sarebbe il nome della città. Sì, possibile. Oppure vuol dire lavanda. Perché questa musica? Ciao, sono un... oddio, i fortune teller sarebbero... I chiromanti. Che poi sarebbe... questo sarebbe tipo il giudice onomastico. Sì, infatti i fortune teller... No, no, forse spero, forse ti dice... Vabbè, semplicemente no, in base al nome dei pet. Lasciami fare una divinazione per il soprannome del tuo pet. No, scappa. Dai, dimmi Mi. Cosa ne pensi? Mi è un nome. Certo, il suo nome originale è un buon soprannome. Ma lasciami dare un nome migliore. How about you? No. Mi, you, l'hai capita? Era bruttissima. Vabbè. Aha. Questi ci ride in faccia. Io non posso perdonare la missile. Ci sono gli aha. Ci sono gli aha. I madri del, e sono degli i cubon, mi pare. Ah, la madre dei cubon. Le madri. È stata. Oddio, sei Zed in questo caso che vorrebbe dire? Tipo fatta svenire col cloroformio, boh. È uccisa dalla missile mentre scappava. Ma la madre dei Cubone, secondo la leggenda, non era la Kangaskhan. Ah, vabbè, se tu vai a badare a tutta la leggenda dovuta a Missing Number. Vabbè, lasciamo stare. Che alla morte del Kangaskhan il cucciolo di Kangaskhan diventa Cubone. Non la finiamo più. Lasciamo stare, scappa. Beh, oddio, mi sa che dobbiamo andare nella dobbiamo torre. Dobbiamo fare tutte le cose della torre. Ci serve il Silph Scope, che non so cosa servire. Sì, vabbè, direi che... E però... magari anche un attimo nel negozio. Sì, quindi... infatti dobbiamo fare un po' di giretti prima di andare avanti. Quindi per oggi chiudiamo qui, anche se chiudiamo prima. Un episodio abbastanza corto. È stato abbastanza intenso, però. Esatto. Quindi... breve ma intenso. Quindi detto questo, il mio amico Lux, vi salutiamo e al prossimo episodio. A presto, ragazzi.